molto contenta oggi di aver ospitato come associazione La Cura si fa arte dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli la mostra di Marina Rapone, Nulla muore, tutto si trasforma. È stata un'esperienza importante perché ha racchiuso non soltanto una serie di esposizioni delle opere che Marina ha fatto, di sculture, ma anche dei suoi vestiti, e tutto sotto il sottofondo di un musicista. E li sto sottolineando questi aspetti perché hanno a che fare con le arti terapie, di cui vorrei che adesso parlasse anche la mia collega, nonché vicepresidente dell'associazione La Cura si fa arte, Marilena De Sole. Sì, oggi abbiamo fatto una mostra sponsorizzata dalla nostra associazione, ma questo è uno dei passi della nostra nuova associazione, ma che nasce da un'esperienza ormai più di 10 anni, forse 12-13 anni, no? In cui noi, proprio come psicologhe e psicoterapeute, nell'interazione con i pazienti più volte abbiamo capito che l'arte è un terreno di cura. E da qui sono nati negli anni mostre pittoriche, abbiamo fatto corsi di pittura, corsi di fotografia, corsi di musicoterapia, weekend di arte terapie integrate, proprio perché la cura si fa arte e perché abbiamo compreso che in questa modalità il paziente otteneva un qualcosa in più, che è il sentirsi protagonista di nuovo della propria vita, perché la propria vita, quando ha come obiettivo la bellezza, si investe di un'energia nuova che è cura, che favorisce una guarigione, e di questo ce ne siamo accorti negli anni. Ora lascio la parola perché questo è l'aspetto importante di questa associazione, che è diretta da un trio al femminile, nato appunto in un'esperienza maturata negli anni, un trio di tre donne così diverse, diverse ma con un collante unico. E quindi lascio la parola alla terza del direttivo, la nostra Silvia Roberti, specialista in arte terapie integrate. Salve, salve a tutti, sono molto molto onorata di aver partecipato a questa iniziativa della nostra associazione. L'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli da sempre ha avuto una presa in carico completa del paziente, oncologico o meno, ma ha capito soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo proprio l'utilità fondamentale di abbracciare l'arte terapia, insieme ovviamente alle nostre psicoterapeute che da sempre hanno questa visione, con un'associazione rivolta ai pazienti oncologici che utilizzi in qualche modo tutte le forme, gli strumenti dell'arte terapia. Come ho già detto anche prima, la psicologia ha portato proprio ai medici la consapevolezza dell'importanza dell'arte terapia, perché Margaret Naumburg, che è appunto una seguace di Jung, di Freud, ha proprio sperimentato quello che è l'effetto, il beneficio, ma soprattutto lo strumento dell'arte terapia come potenziale nei pazienti. Quindi Margaret Naumburg, che è un po' la fondatrice dell'arte terapia, psichiatra, psicanalista, è stata importantissima, e quindi ha capito che attraverso l'arte le emozioni passavano tranquillamente, senza nessun tipo di ostacolo, al di fuori. E quindi questo è importantissimo e può essere ovviamente una risorsa importante per le nostre psicoterapeute.